di quel momento di firmare o no, io devo dire che se non c'era Giada e la Lori, io non avrei firmato. Poi l'ho fatto, ma non me la sentivo. Hai capito? Beh. La domanda è stata brutta. Ti devo tagliare le gambe, cazzo. Una meglio non ce l'hai, dico, no, niente. Capito? Ecco fatto. Ma io non pensavo, Barbara, di essere... Adesso mi passa l'emozione. Io non pensavo davvero che quando ho scelto, insomma, di cercare di andare avanti, ho avuto tutta l'Italia un affetto pazzesco. In quel momento ti giuro ci ho pensato, che ho detto ma non è che sono più un ragazzino e così, poi ho detto ma perché non andare avanti, non dimostrare che invece c'è ancora la vita, c'è ancora la forza, c'è ancora, quindi ho detto ci provo, solo che ti giuro è 60 giorni sono qui, però è durissima perché non posso fare niente, così, quindi insomma ci metterò un po'. Però ne vengo fuori. Ti racconto solo questo. Finita sì. l'amputazione, mi hanno portato in camera, mi hanno riempito di morfina, che io ho detto prenotatemi già a San Patrignano quando ho finito qui, perché devo andare a fare un giro anche là. Perché? Allora, io vedevo di notte i bisonti e gli elefanti che correvano in camera mia e mi paravo così perché mi venivano addosso. Per 10 giorni, quindi c'è dei momenti veramente, poi sei solo, sei da solo, non c'è nessuno.